Si dice che presso la Procura di Roma sia conservato un documento datato 2019, relativo a una figura femminile, una donna con un nome Mariano, con uno strano accento anglosassone americano. Il nome prefigura ambienti celesti, elevati, intoccabili, necessari di maggiore attenzione. Queste e altre non citate all'apparenza sembrano frasi senza senso, confuse. Celano un vero e proprio rebus, dietro il quale si sospetta sia nascosto un messaggio per la famiglia di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. La lettera, dall'enigmatico contenuto, è giunta recentemente alla redazione di Radio Cusano Campus, situata a Roma in via Carlo Gnocchi, e sembrava essere indirizzata specificamente all'attenzione del giornalista Fabio Camillacci, noto per il suo costante interesse e dedizione al caso della Vatican Girl. Parallelamente, lo stesso anonimo ha spedito la stessa lettera criptica anche a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. L'autore, come ha accennato, ha preferito rimanere anonimo. A una prima lettura potrebbe sembrare un semplice mitomane che si improvvisa detective, tuttavia un'analisi più attenta rivela diversi riferimenti al caso Orlandi, segnalati da qualcuno che sembra conoscere profondamente la vicenda. La tempistica dell'invio della lettera a Camillacci non sembra casuale. Coincide con la creazione della commissione bicamerale d'inchiesta che dovrà investigare sulle sparizioni di Emanuela e di Mirella Gregori. Anche Mirella scomparve a Roma, ma il 17 maggio 1983, poco prima della sua coetanea. All'interno della busta consegnata alla redazione di Radio Cusano c'era un foglio bianco con la scritta «Alla cortese attenzione di Pietro Orlandi». L'autore anonimo ha quindi scritto a Radio Cusano Campus con l'intenzione di far giungere il messaggio alla famiglia Orlandi. Così, domenica 3 dicembre, Pietro è apparso in diretta su Cusano TV, il canale televisivo dell'Università Telematica, per intervenire sulla questione. Durante la trasmissione, condotta da Camillacci insieme a Gabriele Rao, Pietro ha fatto un appello all'autore della lettera, chiedendogli di emergere per fornire indicazioni più chiare riguardo al caso della sorella. La questione è stata nuovamente affrontata il giorno successivo, lunedì, nel programma radiofonico La Storia Oscura, condotto anch'esso da Camillacci, insieme a Tiziana Ciavardini. Tornando al contenuto della lettera, Camillacci cerca di interpretare il significato delle frasi enigmatiche riportate dall'anonimo. Potrebbe trattarsi di una sorta di gioco. Dando risonanza a questo suo primo scritto, l'autore potrebbe scrivere ancora per rivelarci qualcos'altro. Il giornalista fa riferimento a Zodiac, il serial killer statunitense responsabile di una serie di omicidi alla fine degli anni 60 nella California settentrionale. Zodiac inviava lettere ai giornali e alle autorità, firmandosi con quel nome, rivelando dettagli sui suoi delitti ad ogni comunicazione. Ma tornando in Italia e alla lettera riguardante il caso Orlandi, l'autore inizia menzionando la Procura di Roma e un documento datato 2019. Successivamente fa riferimento al film Ladri di bambini di Gianni Amelio. Potrebbe essere un riferimento al fratello del regista, il procuratore Erminio Amelio, che ha indagato sull'omicidio di Katie Skerl, 17 anni, ritrovata senza vita a Grottaferrata il 22 gennaio 1984, vittima di strangolamento. Anche se questo caso è avvolto dal mistero, è stato spesso collegato alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Proseguendo con la lettera, inviata da Roma, si fa menzione a una donna con un nome Mariano, associato alla Vergine Maria, dal peculiare accento anglo-americano. Ci ricorda il telefonista noto come l'Americano, che chiamò la famiglia Orlandi dopo la scomparsa di Emanuela. Potrebbe essere a lui che l'autore si riferisce. Nella parola maggiore, tre lettere sono state appositamente evidenziate in stampatello, IOR. L'IOR è la Banca Vaticana. L'autore sembra suggerire un'indagine legata all'aspetto finanziario. Il termine Clearstream allude a operazioni finanziarie di portata europea. In sintesi, attraverso Pietro Orlandi e il giornalista Camillacci, l'autore potrebbe voler comunicare alla procura
di avere conoscenze di un documento segreto relativo al caso Orlandi. Ma non solo. Con le parole «bar d'oro» probabilmente si fa riferimento anche alla famiglia Gregori, proprietaria a Roma di un locale chiamato Coppa d'Oro. Anche per loro i due casi sembrano essere collegati, come già si sospettava a lungo. L'avvio di una commissione d'inchiesta ha suscitato grande agitazione e riflessione. E la lettera in discussione non è l'unico messaggio ricevuto da Camillacci. Due sensitivi di Agrigento lo hanno contattato, affermando che il corpo di Emanuela Orlandi potrebbe essere nascosto in Vaticano, murato in una stanza. Riguardo al presunto movente, hanno dichiarato: «Emanuela sapeva troppo sui festini sessuali che si consumavano in Vaticano. Per questo motivo uomini del Vaticano stesso, con l'aiuto di qualche componente della banda della Magliana, l'hanno uccisa». L'ex carabiniere Antonio Goglia, ora impiegato comunale a San Giorgio a Cremano, Napoli, ha riportato di nuovo la sua teoria. In passato Goglia affermò che il corpo di Emanuela si trovasse nei sotterranei di Castel Sant'Angelo, a Roma. Oggi invece sostiene che dietro a eventi come l'attentato a Papa Wojtyla, la morte di Papa Luciani, l'abdicazione di Papa Ratzinger e la scomparsa di Emanuela Orlandi, ci sia l'implicazione dei frati sede vaticanisti, ovvero membri dei frati del Vaticano.